due, tre, good morning Vietnam! Abbiamo Pietro Castellitto fra pochissimo in collegamento con noi, io lo devo introdurre. Che dire di Pietro Castellitto? È arrivato, lo aspettavamo, forse alcuni lo aspettavano, io sicuramente. Stiamo per introdurre uno dei registi del futuro più interessanti del cinema italiano. È arrivato con I Predatori, in esordio registico, Orizzonti, concorso. Buongiorno Luigi, cominciate ad arrivare, potete attaccare Pietro, fargli un sacco di domande, fra poco lo starà qui con noi. L'introduzione scombiccherata, è esordio alla regia in concorso a Orizzonti, sezione molto prestigiosa della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, miglior sceneggiatura. I Predatori, che film è? Alcuni di voi lo hanno visto, è stato al cinema la settimana scorsa, da giovedì a domenica, poi tranghete, è arrivato a gamba tesa il DCPM, ma noi non ci arrendiamo, ma lui non si arrende, molti l'hanno già visto, il film ha fatto degli incassi eccitanti e interessantissimi nei pochi giorni di programmazione prima che i cinema chiudessero, e quindi I Predatori tornerà, ok? Tornerà a dicembre al cinema, ma intanto noi abbiamo Pietro Castellitto col quale parlare dei Predatori e anche di altro. Eccolo qua che è arrivato. Lo vediamo? Eccolo. Eccola. Ecco, no, come eccola? Eccolo, ma hai cambiato sesso da... Devo ricambiare tutta la intro, Pietra Castellitto. No, perché... Pietra Castellitto. Pensa, volevo scrivere Pietra, volevo scrivere. Non lo puoi fare adesso perché c'è la serie con la Cortellesi, non lo puoi fare, perché no, poi no, non è vero, vero. Non lo possiamo fare, tu lo sai che io già cerco di essere il tuo agente e quindi non lo possiamo fare perché disorientiamo da un punto di vista semiologico. Allora, alle cuffiette del film, sono le cuffiette dei Predatori quelle là che usi nella scena dei Predatori? No, quelle lì erano il modello vecchio. Che poi, tra l'altro, sapevo, ma non se ne accorge nessuno, il cinema anche questo, che te, se stacchi le cuffiette da uno che lo sta ascoltando, poi te non lo senti la musica, con le AirPods, quindi in teoria, capito? Vabbè, Pietro, ma certo, vabbè, ma questa è anche no, una cosa... No, ma qualcuno ha avuto pure il coraggio di dirmelo, capito? Ma in teoria, dice, ma sai che cazzo me ne frega? No, adesso non cominciamo subito a essere aggressivi contro chi ci attacca, Pietro. Tu lo sai sono insultato da anni, tu verrai insultato nei prossimi anni. Noi che dobbiamo fare? Noi siamo figli... che mi insultano. ma tu perché sei splendido? Perché tu hai assimilato il discorso che mi hai fatto nell'intervista sui comici. Noi assimiliamo perché noi siamo comici, perché noi abbiamo capito che cos'è il comico e noi conosciamo l'umiliazione, Pietro. Siamo umiliati e saremo sempre perdenti e inadatti. Quindi tu perché hai fatto un grande film? Perché tu tutte queste cose le hai assimilate e poi le hai buttate, va bene, dentro. Quindi mo non ti arrabbiare, che invece in realtà, ok, invece in realtà, e lo dimostra anche questa chat, in realtà, Pietro, in realtà c'è un grande consenso invece attorno a sto film, ce ne poteva essere pure di meno, amico mio. Invece già a Venezia si è sentita una bellissima reazione, che poi è arrivata anche con il premio, e in questi pochi giorni, ragazzi, se avete visto il film, fate domande a Pietro, dite delle cose a Pietro, io lo so che molti di voi l'hanno visto, già stanno scrivendo in tantissimi. Buongiorno a tutti, buongiorno, I Predatori una bomba, Luigi, digli delle cose, c'è sta la bomba pure dentro I Predatori, chiedigli delle cose a questo qua. Prima Pietro stava già parlando dei cliché cinematografici, e ovviamente anche quando noi vediamo uno al telefono, c'è anche nel suo film, sentire la sua voce così bene per noi spettatori che stiamo seduti a un chilometro, ovviamente è un cliché cinematografico, pure quello non si potrebbe fare. Prima stavamo citando con le cuffiette la scena molto divertente che poi arriva anche alla panoramica dell'insulto, che diventa anche il manifesto del film, al ristorante per il compleanno della nonna, caro Pietro, esordio folgorante, una bomba, vedo che cominciate, ciao Pietro, ciao Francesco, c'è Andrea Francesco Berni pure in collegamento con noi, il capo di bettaste.it, che salutiamo. Allora, Pietro caro, comincio io, poi intanto controllo anche i commenti e ti farò domande anche dai nostri amici e amiche che ti aggrediranno. Allora, tu hai detto che questo film l'hai scritto, che bellezze, grazie, ma a noi non interessa l'impatto estetico, questo poi è pure brutto, Castellitto, lo sa benissimo, non gli dite che è bello. Invece, cioè, attaccatelo... attaccatelo sul film, cioè andiamo oltre l'estetica. Io lo so che so bellissimo, lo so che lui è bruttissimo. Andiamo avanti, però, capito? Andiamo oltre. Pietro, quando l'hai scritto sto film?
L'ho scritto a 22 anni, tra i 22 e i 23. Che te era successo? Ma guarda, molto semplicemente, come dire, avevo smesso con l'attore, quindi sapevo che, insomma, a quel punto lì della mia vita non avevo altre possibilità. Alla fine il cinema lo fai bene un po' come la box, se non c'hai alternative, capito? Se sei disposto a vivere quella missione fino in fondo. E quindi quando decisi di smettere di fare l'attore, capii che, insomma, che a quel punto lì l'alternativa era veramente non far nulla. C'è stato un periodo in cui volevo fare il professore di filosofia, però non ero in grado, evidentemente. E quindi iniziai a scrivere un film, volevo scrivere dei film, con l'idea di farli subito, insomma. La mia idea era quella di esprimermi subito. E scrissi Predatori, poi ne scrissi altri due. Poi Predatori è il primo che ho scritto ed era anche il più, insomma, il migliore, il più completo, il più accattivante. Ed era una sorta di testamento sentimentale alla fine. Ci avevo messo tante cose che percepivo che non mi tornavano. E poi l'ho scritto tra i 22 e i 23, poi l'ho fatto a 28. E in quel lasso di tempo ho continuato, mentre le altre sceneggiature le ho lasciate, Il Predatori è stato come una sorta di contenitore che ogni tanto cui ogni tanto tornavo per levare qualcosa, per raffinarlo, e poi mi rendevo conto che più passava il tempo più diventava attuale quella storia. E poi c'è questa contraddizione del destino per cui io sono riuscito a scrivere un film perché ho smesso di fare l'attore, quindi ho avuto, come dire, la mente focalizzata soltanto sulla scrittura. E poi sono riuscito invece a farlo il film perché ho ripreso a fare l'attore, perché dopo l'interpretazione di Secco le sceneggiature che avevo scritto improvvisamente venivano viste come delle vere sceneggiature su cui poter fare dei film. Prima non so come venissero percepite, però dopo l'interpretazione di Secco avevo una credibilità anche come regista, anche come possibile regista. Che cosa strana. Sì. Secco, scusa se ti interrompo, ma è molto interessante quello che stai dicendo. Già ci sono mille spunti che possiamo avere, e infatti già stanno scrivendo delle cose molto belle che parlano dell'università, che parlano dello spin-off del personaggio di Micio Marchioni. Ragazzi, per stare a scatenare già. Allora, io però ti voglio dire, allora, Secco intanto, lo diciamo, è il personaggio della Profezia dell'Armadillo, è l'amico sì. del protagonista, che è Zero Calcare, interpretato dal grandissimo Simone Liberati, e questa è perché mi eccita molto quello che sta dicendo Pietro, mi incuriosisce molto, perché effettivamente è il film che ha avuto una gestazione difficilissima, molto complicata, ci sono leggende a Roma, lo doveva fare Mastandrea, poi è successo di tutto. A un certo punto Pietro è la spalla, è l'amico che è un po' come Libero di Rienzo in Santa Maradona di Marco Ponti, quasi ruba la scena, quasi monta sopra il protagonista. E questa cosa che sta dicendo Pietro è molto interessante, perché sembra quasi che tu effettivamente sia regista. Ora che tu cioè, non ha senso il fatto di considerarti regista vedendo Secco, però la tua prova nella Profezia dell'Armadillo è così forte ed è così controllata che sembra quasi che tu diriga te stesso. Forse è questa la... Però vedete che bella che è questa cosa. Quindi Pietro sta dicendo, nel momento in cui mi si rinota molto... Perché effettivamente nella Profezia dell'Armadillo esce molto fuori Castellitto, è molto molto penetrante, viene riconsiderato paradossalmente come regista. Che cosa apparentemente senza logica, però voi che volete far cinema abituatevi a queste cose, perché in realtà, ok, continua. Sì, sì. Io senza l'interpretazione di Secco non so quando avrei esordito. Lo sono fatto varie volte il calcolo, ma credo che... No, non lo so proprio. Lì c'è stata proprio un'accelerazione un'attenzione dell'industria nei miei confronti mostruosa. Cioè, come se avessi capito, condensato 12 anni in uno. Io penso che senza... Pensa Secco verso 45 anni, dopo 40 anni, per cui stanno mettendo le cose. Anche perché io non ho fatto, non avevo fatto cortometraggi, non ho fatto scuole, quindi non ho fatto, cioè, io non credevo alla gavetta sui set, cioè, l'ho fatto una volta l'assistenza alla regia,
imparato molte cose, però insomma non poteva essere quella la mia strada, non era proprio, era proprio, come dire, mi sentivo svuotato intellettualmente, capito? Preferivo a quel punto stare a casa a leggere, a guardare film, cioè sarebbe come Foster Wallace che insieme è mosso da casa, però, capito, ha scritto quello che ha scritto, quindi non è detto che, capito, che il dinamismo poi ti faccia crescere intellettualmente. Può capitare, però devi innanzitutto sempre ascoltarti. E invece poi c'è spesso la gente accanto che mi dice: no, invece devi fare quello, poi vedrai, entra in gruppo di sceneggiatori, poi dico, buoni tutti. Non siamo tutti uguali, non è che i percorsi devono essere sempre uguali. Il popolo e la personalità, no? Sembra quasi il dialogo. Sì, esatto. Tu come al solito sei perché sei fascio, dentro, sei Nietzsche, sei e basta. Stanno qua, stanno. Stanno là, stanno, tutto Nietzsche. Senti, stanno scrivendo delle cose troppo belle. Allora, ragazzi, ciao a tutti. Allora, ciao nonno, vogliamo lo spin-off del personaggio di Vinicio Marchioni. Ok, allora, adesso andiamo molto avanti, facciamo un flash forward, ma lo fa anche Pietro all'inizio del film, quindi è un omaggio, è un nostro omaggio a Pietro. Il personaggio di Vinicio Marchioni è un truffatore, io amo, oggi bisogna fare i film sui truffatori, secondo me. Ci vuole un grande Ocean's Eleven in Italia, infatti Castellitto lo comincia già a pensare, e è un truffatore che sta all'inizio e alla fine del film. Luigi, come me, sogna eroticamente uno spin-off su di lui. Vogliamo parlare di lui? Tu un po' di cose ce l'hai dette nella video intervista che abbiamo fatto. Chi è questo signore che, come altri, fuma le sigarette elettroniche nel film, le butta addosso a chi fa footing, indossa la maglietta degli anarchici? Sotto una giacca, però un po' nascosta, ma se sei attento lo vedi che è un anarchico alla fine. È meraviglioso, viaggia nelle classi sociali, viaggia tra Ostia e la Casa del Cinema di Roma, tra Ostia e Villa Borghese. Lui si infila, lui lo vogliamo forse rivedere. Lui chi è? Chi è E lui, questo signore? diciamo, è come, capito, la zizzania nelle tragedie, cioè l'idea era proprio che fosse una nuvola che dove cascava creava, insomma, portava guerra e fuoco, e quindi da qui il fatto di farlo fumare non era casuale, insomma, che fosse sempre accompagnato da questo vapore. E la storia, alla fine, appunto, di questo, cioè se uno ci pensa, questo truffatore arriva a Ostia, inizio film, compromette la storia della famiglia fascista, e poi soltanto alla fine tornerà come dire, intaccherà la famiglia borghese. Quindi è come se il percorso di emancipazione la famiglia proletaria l'abbia fatto anche grazie a quella nuvola, e invece dall'altra parte i veri guai devono ancora incominciare. Ma poi perché è geniale? Perché questo qua è geniale? Perché questo qui, scusate che se io sono esaltato, ma Castellitto è come se fosse la concretizzazione dei miei desideri. Perché siamo stati tutti truffati. È stata truffata la sinistra, è stata truffata la destra, cioè è come se lui ha percepito le cose che ho percepito io, ecco perché mi piace tanto. Poi sbaglieremmo tutte e due, ma io finalmente ho visto uno che mette in scena quello che io penso da anni. Ed ecco perché c'è bisogno di un film su di lui, c'è bisogno di un film sulla truffa. Perché l'Italia è truffata e ci prendono per il culo alcuni geni della truffa, alcuni cretini della truffa, perché poi sono truffatori. Uno è stato un truffatore più bravo di altri, secondo me, perché è stato sulla scena tipo 15-16 anni. Altri piccoli truffatori, 5-6 anni, no? Li vediamo, arrivano e poi stanno 2 anni, grande consenso, Sì, e ce la 80%. fanno. Esatto, ce la fanno, poi li vedi che esplodono come delle bolle, è meraviglioso e non ci sono Poi più. si aprono partitini piccolissimi. E lui che cosa fa? Pietro cosa fa? Veramente, appunto, perché amiamo Vinicio Marchioni nel film? Perché lui non fonderà mai un partito. Lui sa chi mi ricorda? Ti ricordi quando esplose il fenomeno Bisignani? Te lo ricordi? Quando esplose? Queste figure, i Kaiser Soze, appunto, cioè quelli Sì. che non vedi mai, i E famosi. poi all'improvviso ne parlano tutti. Ne parlano tutti e Bisignani sembrava che avesse deciso praticamente tutte le sorti dell'Italia. I famosi Bisignani fece un libro intervista bellissimo dove lui si definiva un collegatore di intelligenze.
che è una bellissima espressione, e quindi noi vogliamo Vinicio Marchioni perché Vinicio Marchioni viaggia. Vinicio Marchioni è perché ci piace, perché è l'unico in questo paese così folle che sembra che abbia un'ideologia molto precisa, che è fottere, truffare, ed ecco il discorso sulle personalità. Lui è una grande personalità del presente, Pietro, nel dibattito tra te e il tuo collega al bar? Sì, Vinicio Marchioni, insomma, è l'idea è che tutti i personaggi del film quasi non lo vedano, insomma. È un segreto che conosce solo lo spettatore. Cioè, soltanto lo spettatore ha la consapevolezza di chi è Vinicio Marchioni. E però sì, è un personaggio molto esemplificativo, insomma, è un po' l'essenza di certi corsi e ricorsi italiani, insomma. Che poi tu sai che Vinicio, mi sa che manca ha visto il film. Veramente? Lo so, vogliamo parlarne? No, io penso di sì, perché non è, a Venezia non ci stava dei problemi, a Roma non ci stava, al cinema è stato 2 giorni, non so se ha fatto in tempo, stava in tournée. Cioè, stanno a parlare di lui, manca a visto il film. Vabbè, glielo chiediamo. Perché siamo in contatto con lui. Vabbè, comunque, insomma, l'importante è che tu l'abbia messo lì. Poi lui è un attore, poi è perfetto, anche perché poi, come dire, è una faccia. L'idea è che fosse all'inizio anche molto dolce, molto, capito, molto mieloso. È molto mieloso, scusa se ti interrompo, ma tu fai una cosa magistrale nella prima scena con la madre. È molto mieloso per 3/4 di quel momento. Poi quando batte i soldi, tu fai un cambio di registro eccellente in quella scena. Una delle tante cose piccole che in realtà sono grandi. Perché guardate che lui cambia anche espressione, gli fa questi. Ecco, è lì che diventa la truffa, capisci? È lì che diventa... Sì. Cattivo, perché lui è anche cattivo, cioè lui è il giusto per noi che pensiamo che siamo fottuti da questi qua da 30 anni, ed è anche colpa nostra, ed è anche una nostra colpa, siamo noi che dobbiamo cambiare per non essere fottuti da questi, e quindi gli vogliamo bene noi autocritici, perché diciamo, ma certo, lui ce l'ha un'ideologia, lui ce l'ha, lui è andato di qua, di là, quanto starà qua in Italia? Robin Hood, ruba tutti, tu poi mi hai fatto anche un po' un background di lui, che non sai che non mi è piaciuto tanto, ci ho pensato, ripensato mentre correvo, facevo footing, pensavo a quello che mi dicevi, e dicevo, ma non so se sono d'accordo, ma hai detto che lui è di buona famiglia, che tu lo vedi come uno di buona famiglia, io sarà che sono un ipocrita di sinistra, sinistroide, in realtà io lo vedo più, non lo so, questa cosa che mi hai detto un po', ho detto, ma non lo so se io lo vedo uscire da là, non lo ma so. Ma te l'ho detto, pensa che ora avrei detto, non avrei detto il contrario, però avrei detto, insomma, che è di una famiglia... La famiglia media, più che di buona non direi, media di dire, proprio media. Non so da dove viene questo, vabbè, comunque mo ci stiamo a pensare allo spin-off, vediamo che succede, se gli romperete così tanto le scatole a Pietro nel prossimo anno sul personaggio di Vinicio Marchioni, io mi prendo la responsabilità, fino a che il signore avrà il buon gusto di frequentarmi, di accettare anche i miei messaggi, di rompergli le scatole e di volere lo spin-off. Io ho 23 anni e non so scrivere manco la lista della spesa a momenti, ma no, ma non è vero, ma noi te vogliamo bene, Ghionele, non di ste cose, non è vero, sei più bravo De Castellitto. Vincenzo, quanto è stata importante la tua esperienza universitaria per la realizzazione del film? Ma guarda, un po' sì, nel senso che io mi sono laureato alla Sapienza, per laurearti alla Sapienza ci devi dedicare, insomma, non... Tant'è che io ho smesso anche di fare l'attore, cioè studiavo. C'era un periodo in cui quasi credevo di poter fare il professore, ma non ero in grado, insomma. Però il solo fatto, capito, di sacrificarmi, di studiare, insomma. Poi quelli sono anni in cui veramente ti formi e il tuo cervello acquista elasticità. Poi mi ha permesso magari dopo, insomma, di superare certi momenti di stallo che presupponevano molta fatica, perché quella fatica l'avevo fatta anche prima sui libri. Ma troppi ne ho incontrati di ragazzi che stavano con me a Villa Mirafiori e che non si sono laureati e che oggi fanno cinema e dicono che si sono laureati. Ma non so perché, ma ti giuro, è imbarazzante. Io so veramente,
chiedo tempo della razza mia, sono il primo che ha studiato, come diceva. Cioè, ma troppi ne ho incontrati. Ti giuro, io no, non è, tu non ti sai, non è vero, ti mancano 15 esami, cosa dici? Ma troppi, incredibile. Okay. Quindi, se non altro da un punto di vista, capito, di capacità di stare sui libri o comunque di dedizione, un po' mi ha aiutato. Poi da un punto di vista intellettuale mi ha aiutato questo giallo qua dietro. Avevo iniziato a leggerlo già prima di iscrivermi all'università. Il giallo dietro è Nietzsche, chi vuole cominciare a entrare dentro Nietzsche e Pietro si faccia avanti, ok? E intanto continuiamo a leggere. Palmalt chiede quanto ci hai messo a Pietro a scrivere il film. Pietro aveva già detto appunto tanti anni. Calcola vogliamo... 6 mesi, dimo 6 mesi. Dimo 6 mesi, ok, però è una cosa che si è trascinata anche sì. Nel tempo. 6 mesi la prima versione, poi visto che non la facevo, nel tempo ci tornavo, potevo. Tendenzialmente poi nel tempo ho levato, sai, più che aggiunto, ho levato. Hai levato. Eccolo, il nostro amico Sansi UIM, ciao Bettista, ciao Pietro, visto l'ultimo giorno della chiusura in sala, quindi supponiamo domenica, eravamo 8, ed in certi momenti sentivo alcuni boomer, dubbiosi, chissà come mai, a me ha divertito tantissimo, hai trovato la chiave ironica perfetta. Quanti anni hai, Sansi? Così perché se sei un boomer poi ti vogliamo ancora più bene, ti abbraccio perché sei autocritico. 28. Eh? Ah, lo conosci? No. Ah, no, pensavo che desse a me. Ah, ok, certo. Ah, no, tu ce n'hai 28, lo sappiamo. A Sansi chiediamo. Perché appunto perché hai visto un boomer, certo. No, se sei un boomer ti vogliamo ancora più bene. Sì. Luca Cialone, mi sembra una storia alla Takeshi Kitano, con un attore che ha difficoltà a sembrare credibile da cineasta e poi esce con un esordio clamoroso. Ammazza che parallelismo! Tu lo ricordi? Tu no, perché sei giovane. Io me lo ricordo quando la Jalapas Band faceva Marire Banzai e c'era sto scemo che loro chiamavano Pocoto Pocoto, che stava lì e faceva tipo il presentatore di sti giochi senza frontiere giapponesi con questi Ottagono! Che si facevano tutti del male così, urlando, ed era Takeshi Kitano. Penso, l'hanno rimandato un periodo quando stavo ai primi anni di liceo. Sì. Dopo mi ricordo c'erano sì quelli che si facevano, che si lanciavano, facevano cose allucinanti. Sentite, Takeshi Castle. E stanno dicendo appunto, d'altronde Pietro, come Takeshi Kitano, che era un comico, Pietro ama, peraltro uno dei film più belli di Takeshi Kitano, Kids Return, mi pare si intitoli, è sugli stand-up comedian. Pietro potrebbe, se non l'ha visto, poi si mette a piagne come me, noi chiamiamo quella roba là, l'esibirsi, la trafila, il camerino. Amiamo i film sugli stand-up comedian, sono tantissimi, va bene da Funny People di Judd Apatow a Il Commediante con Oliver Platt, che è un grandissimo film. Ok, Woody Allen ha messo tanti momenti di stand-up comedian nei suoi film. Che te metti a posto i capelli? Che c'hai dei capelli? Tutti voluminosi, guarda, vaporosi. Ok. Vabbè, è un tic. È un tic, ok. Allora, ti paragonano già Takeshi Kitano, Pietro, questa è una cosa bellissima e anche molto, molto, appunto... È cosa alla volta. No, però noi ce lo prendiamo. Ok, allora a sinistra e Pietro a destra nella schermata, sì, ma pure nella vita, se sa che Pietro, insomma, sta con quelli. Sei anche un lettore di Zero Calcare? Sei anche un lettore di Zero Calcare, supponiamo di sì, sentiamo Pietro che dice. Sì, certo. Sono stato per forza di cose anche un lettore di Zero Calcare, lo sono ancora. E ora, adesso resta un po' che non leggo, però l'ho ripreso durante la quarantena perché vedevo quei video che faceva. Quindi, molto belli a Propaganda Live, molto belli i video. Molto bello. Ok. Allora, c'è una domanda molto bella. Allora, avevo programmato di andare a vedere il film, quando è scattata la chiusura la delusione è stata fortissima, dove potremmo vederlo? Senti Pietro, se può dire sta cosa, sì, dai, la diciamo che il film tornerà? Sì, si può dire, speriamo. Cioè, l'idea, visto che stava andando molto bene, che ha fatto 160.000 euro in 3 giorni, che questi tempi per un'opera prima è tanta roba. Tra l'altro è il film che mi hanno detto che ha avuto il miglior passaparola. Quindi 01 ha deciso di congelarlo e farlo riuscire con lo stesso numero di copie. Questo, insomma, è quello che mi hanno detto. Poi, come dire, ora l'apertura no, è prevista per il 24. Poi sì. Ovvio che no, navighiamo a vista, diciamo.
Navighiamo a vista, però abbiamo risposto a Claudia dicendo che il film probabilmente dovrebbe uscire, e pensiamo proprio di sì, e pensiamo proprio di sì. Ok. Come hai diretto gli attori comici? Qua arriviamo a un'altra mia grande passione, Giorgio Montanini, Dario Cassini, ci sono dei grandi attori comici, Nando Paone, che tratta tanto male Federico, il personaggio interpretato da Pietro nel film. E come hai diretto dei comici cambia tanto rispetto alla direzione di attori canonici, tra virgolette? Sì, ma un po' sì, cambia, nel senso che poi ma da un punto di vista, come dire, di cambio del registro, il discorso è semplicissimo, cioè anche perché un comico ha una consapevolezza del tragico notevolissima, anzi da lì parte, e quindi riesce ad avere entrambe le cose. Spesso gli attori in generale, un difetto connotato che hanno, molti, come dire, è che quando ci parli ti rendi conto che tendono sempre a voler sapere, come dire, il genere della scena. Quindi sono o comici o drammatici, o tristi o allegri, e anche se poi, come dire, cambiano registro durante la scena, però vogliono che la temperatura della scena sia delineata. E invece la cosa bella di un attore è che neanche la temperatura è chiara, insomma, deve esserci una totale imprevedibilità costante. E da questo punto di vista con quei comici mi sono trovato benissimo, perché... Poi i comici, perché sono dei mattatori tendenzialmente, sono intellettuali i comici, perché è gente che pensa molto, è gente che penso che cammini per strada parlando da sola, un po' come faccio io, un po' come farei te, penso. E, sempre di più. Io pure, guarda. Sai che ogni tanto mi accorgo che mi vedono, mi guardano e sono preoccupati. Sì. Il trucco è mettersi queste, come dice Battista. Così non ci stanno più matti dei quartieri. Se comprano l'AirPods. È vera, che ti stavo dicendo? È vera questa cosa che sta dicendo. Che il comico è un intellettuale, perché il comico è già fuori da se stesso, perché deve far ridere, ma in realtà lui non sta ridendo e sta controllando se fa ridere. Ed è già molto diverso rispetto al lavoro dell'attore drammatico, molto diverso. Sì, totalmente. Non c'è mimesi, non può essere mimetico mai il comico. No. Poi il comico è uno che pensa costantemente, è nostalgico il comico, sì. Attinge sempre dal proprio passato, sì. È sempre connesso con le occasioni che ha avuto, con le umiliazioni che ha subito, sì. Con i treni che ha perso. È una figura nobilissima il comico, anzi forse sì. È la figura più nobile che esiste. Dovrebbero farla, io spero che l'informazione la facciano i comici in futuro. Aspettiamo un grande film sui comici, un nuovo grande film sui comici. Chissà chi lo potrebbe fare molto bene, un grande film su uno stand-up comedian. Frank Matano è andato un po' in quella direzione, c'erano molte cose interessanti nel film The Frank che non ha visto nessuno, Tonno Spiaggiato. Non l'ho visto. Sì, intanto almeno ha avuto le palle di andare a fare un film su uno stand-up comedian, cioè vogliamo vedere dei film sugli stand-up comedian, no? Sì. E qua c'è Mr. Rob che parla della chiacchierata, la faremo la chiacchierata a casa con Pietro, ma intanto la stiamo già facendo, sta già dicendo delle cose molto belle. Oh, Luca Cialone, ho sentito la marcia in più del film nella scena del dialogo tra lo studente e il padre nel suo studio. Non ci venivo da un sacco, seguito da e meno male del padre. Ho iniziato veramente a sentirmi male dalle risate. Ah, quindi tu hai cominciato a rompere Luca in quel momento, quando Federico va a trovare papà, è convinto che stia nel corridoio a destra, invece nel corridoio a sinistra. Allora, Federico, lo diciamo per chi non ha visto il film. Federico, intanto siete tantissimi che state vedendo questa chat e vi ringraziamo, evviva tutto merito di Pietro che è una star e ci porta un sacco di gente, meno male. E Federico è andato a trovare suo papà che è un medico molto noto e sono tutti un po' preoccupati da Federico, ma sono anche forse più disinteressati a Federico che preoccupati fino a che non esplode una bomba. Nel senso, questo matto studia
vuole fare il ricercatore universitario, ha lasciato un po' a se stesso, gli danno un sacco di soldi ogni tanto, capiamo perfettamente che Federico sta in una dependance, non sappiamo dove stia, ma comunque sta per i fatti suoi, e infatti è bravo Pietro, lo divide all'inizio del film, fa vedere Federico che sta con Nando Paone nella sua avventura, nelle sue stanze, nella sua rincorsa, e poi a un certo punto si incontrano. E a Luca piace molto questa idea di questa leggera paura, o comunque più che paura, non ci vogliono avere troppo a che fare con Federico in famiglia, i Pavone. Perché? Perché Federico comincia ad avere un po', è un po' sgradevole ogni tanto Federico, e allora questi qua non lo vogliono vedere. dici qualche cosa. Io c'ho mia madre che ogni volta che vede la scena quella ristorante in cui ci sta Montanini che arriva, mi punta la pistola e nessuno se ne accorge, che tra l'altro per me quella è una delle scene insomma più belle, e anche senza, non so invece quanto piaccia, proprio l'immagine di quello che punta la pistola e nessuno lo vede, e mia madre lì si sente sempre male, cioè proprio ride tantissimo, è una scena pericolosissima. Te lo dico io perché è una scena pericolosissima dove tu rischi tantissimo, perché ovviamente con quel campo medio noi spettatori siamo sempre in sfida con loro, no? Queste creature meravigliose ci propongono una cosa e il gioco tra noi e loro è sempre questo, no? Quanto ci stiamo dentro, perché ci stiamo dentro, come ci stiamo dentro, in base a cosa stiamo dentro, e ci sono gli orridi critici che ovviamente parlano e la cosa bella è confrontarci, loro lo fanno, non lo vediamo, e voi lo vedete, non lo vediamo, e stiamo tutti qua attorno al fuoco. Quello tu rischi, Pietro, perché effettivamente... Però sei bravo il montaggio, perché starci un secondo in più e là tu dici come cazzo è possibile che nessuno se ne accorga. Il personaggio di Giorgio Montanini deve fare qualche cosa perché è stato messo in mezzo, perché è stato esposto, allora deve far fuori qualcuno. Chi? Federico. Deve ammazzare Federico. Trova Federico al tavolo con la sua famiglia dopo che Federico ha fatto scoppiare la bomba, e Federico è contento. Anche se c'è il collare è contento, perché finalmente... Se lo filano. Questa camicia rosa. Si mette a parlare dei ravioli, è felice, parla di cibo, c'ha fame e dice ma quel raviolo con l'uovo dentro, ma ne vogliamo parlare, ma è una cosa, e Federico è contento perché è Ermatto che c'ha tutti attorno che gli lecca nel culo, soprattutto appunto ha messo in piedi quella che a Castellitto interessa molto, è la forza militare dei Pavone, che è una forza militare fatta di avvocati, di giornalisti, quindi è già cominciata la protezione attorno a Federico, perché Federico ha fatto una cosa riprovevole, anche ha fatto scoppiare una bomba, insomma, che non si fa sulla tomba di Nietzsche, e poteva coinvolgere anche qualcuno, e quindi però si sta ovviamente proteggendo Federico, si deve proteggere Federico. Una scena molto difficile quella che fa, perché Montanini arriva e punta la pistola, momento di stasi. E succede una cosa stupenda. Montanini si accorge di un altro dramma. Montanini è buono, noi amiamo il fascista nel film e amiamo il fascista che ama il sinistroide, perché Montanini lì intercetta un malessere ed entra in empatia con il papà di Federico. Momento stupendo, perché poi gli vuole bene, perché il fascista è buono e sa che quell'uomo ha salvato sua madre, e quindi entra nel pallone completamente, perché realizza che un uomo a cui lui deve qualche cosa è vicino al tavolo di quello che lui deve ammazzare. Sono più vicini alla legge di natura, quindi uno che ti salva la madre non gli puoi uccidere il figlio, fine. E no, Federico sì, in quella scena, perché Federico in quella scena è molto esemplificativa di Federico, perché percepisci proprio che Federico non finirà mai, cioè non è vero, secondo me Federico può finire, no, perché è troppo stronzo. No, Federico farà, no, nel senso che è come c'ha l'euforia dei matti Federico, no? Da qualche parte
C'ha delle non risorse continue. No, non lo so. No, tu lo sopravvaluti. Lo vedi. No, tu sei troppo buono. No, tu, no, lo so, no, tu lo stai sopravvalutando. No, Federico, appena sarà solo, come tutti i maschi italiani fascisti degli ultimi 30 anni, a destra e a sinistra, perché siamo fascisti, e Castellitto ce l'ha ricordato con questo film. Ecco perché io amo i nordamericani, che sono imperialisti, che è una cosa, e cerco sempre di dire che differenza fondamentale c'è tra essere fascisti ed essere imperialisti. Una differenza, noi eravamo imperialisti ai tempi dei romani, e Rovere ce lo sta a ricordare con Romulus. Infatti è un trip interessante tornare a pensare: oddio, eravamo imperialisti, eravamo gli Stati Uniti d'America, incredibile, ora che noi attacchiamo gli Stati Uniti d'America ogni due secondi, che è tanto facile. E quindi tu perché gli vuoi bene? Perché se Federico starà solo, alla fine la casa del cinema, che è diventato Nietzsche, è diventato Groucho Marx, è sempre però circondato. Federico è diventato il matto, e ho capito, Pietro, ma quel matto lì un giorno uscirà e non avrà più gli avvocati, non ha più, ed è così idiota, secondo me, che morirà, dovrà morire in un modo terribile. Non lo so, per me, come dire, alla fine, anche durante il film vive un momento di incredibile solitudine, viene fatto secco da litiga con l'amico, viene fatto secco dal professore, a rapporti diciamo semi alienati in famiglia, e fa quel gesto che fa, capito? Cioè nella solitudine crea lo scandalo. Ma quale scandalo? Tu lo sopravvaluti, tu gli vuoi, no, ma cioè, a voglia, se voglio bene, non gli si può voler bene a Federico, cioè, No, io gli vorrò bene quando lo vedrò esplodere in un altro film, lo vedrò organizzare un'altra cosa ed essere ucciso in un, sì, modo. Federico è quello che fa il danno vero, fa il danno vero, e poi te lo trovi sempre in piazzetta col bicchiere. Ma che cazzo hai fatto, Federico? Ma che cazzo vuoi? Capito? Sai, nelle isole, quando ci sta uno che fa casino, il giorno dopo lo sanno tutti, no? A me mi capitò a San Vito Lo Capo, un giorno affittai una barca a vela, la sera prima facevo tutto lo stronzo che gli spiegavo come si portava, così non mi scende la deriva, incomincio a scarrocciare, ho spiaggiato con la barca, ho puntato la spiaggia, sono entrato dentro gli ombrelloni, tutta San Vito Lo Capo ferma, mio padre così, mi ha visto da lontano, dice, ma mamma, dice, ma quello è Pietro? Dice, no, non penso. Lo sapevano tutti, camminavo per strada, ci non potevo più uscire, non è una cosa imbarazzante. Ecco, lì è stato un momento simile a Federico. Però Federico sarebbe, tu ti sei vergognato, giustamente, perché c'è un briciolo ancora di luce e di speranza in te. Federico sarebbe felice di questo, gongolerebbe. Ecco perché lo vogliamo fare fuori, è il nostro nemico assoluto. Non lo farò mai fuori, Federico. No, che cazzo, vabbè, io temeno però. Allora, verrò io e correggerò in sceneggiatura la notte, metterò muore e tutti sbaglieranno, esatto. E lo girerai lo stesso, perché è il vostro specchio, Federico. Maledetto, il tuo. Buongiorno Francesco, buongiorno Pietro, complimenti, hai visto film. Una domanda secca. Oh, Roberto Codini. Mi è piaciuto Favolacce, è il miglior film che ho visto negli ultimi mesi. Insieme a Favolacce c'è una connection, non solo di rapporti e di stima tra lui, Fabio e Damiano, ma anche di cinema, che è la cosa che ci interessa di più, e che fa vedere come l'amicizia sia una cosa importante che arriva anche nell'arte poi dopo. E non è solo sta bene insieme. Una domanda secca: perché Nietzsche? Quando nasce l'amore per Nietzsche? Spiegaci il colpo di fulmine per Nietzsche. Su, un giorno camminavi, hai visto una foto. Ma come tutte le domande secche, poi le risposte sono stupidissime o sono troppo lunghe. Diciamo che è iniziato a 17 anni, mi pare, sì. Penultimo anno di liceo, 16-17 anni, e iniziai a leggere qui forse non ce l'ho, cioè, perché ho molti libri, ce li ho dall'altra parte, io qui non manco l'ho portato. Vabbè, la volontà di potenza, un'edizione, insomma, che accorpata dei frammenti postumi, curata da Maurizio Ferraris, che è un'opera che tutti sconsigliano, perché pare che Nietzsche in realtà non l'abbia scritta in quel modo. È l'opera, insomma, come dire, che la sorella Elisabeth unì questi frammenti, insomma, poi scrisse questa volontà poi la accorpò in questo librone, che poi fu cavalcato dai nazisti.
no, là dentro c'erano degli aforismi incredibili che riguardavano la religione e che intercettavano delle mie personalissime dinamiche sentimentali nei confronti appunto di Dio e di tutto ciò che Dio mi aveva portato. E incominciai a dire, ma che incredibile sensibilità che c'ha quest'uomo. E per la prima volta veramente per la prima volta in vita mia incominciai a leggere con la stessa passione con cui giocavo alla PlayStation. Perché io sono uno che è arrivato alle cose sempre in maniera personale, l'unica cosa che mi riconosco. Cioè, uno può pensare, capito, che da piccolo mi facessero leggere, ma de che io facevo solo sport da piccolo, stavo sempre sugli altri, volevo giocare a pallone, correvo, facevo, insomma, se leggevo qualcosa è perché mi veniva imposto. Quest'estate te leggi sto libro, però manco lo leggevo, quindi. Però all'improvviso poi mi è partita, come dire, come se percepì che leggendo quell'uomo qualcosa di me si completava, e quindi mi ha insegnato a leggere Nietzsche, ma veramente, cioè, non sembra un discorso retorico, ma non è proprio la verità. Per la prima volta in vita mia cominciai ad aprire un libro, a leggere con un'enorme curiosità e necessità, come se senza quel passaggio lì non sarei diventato me stesso. Che bello, che bello. E poi bello. Insomma, e poi il discorso continua. Poi Nietzsche è veramente una. Nietzsche è un pozzo di creazioni e di cultura. Cioè, se uno pensa soltanto alla cultura che ha generato Nietzsche attraverso le interpretazioni che sono state date di Nietzsche, forse non ha precedenti nella storia. Gran parte della cultura del Novecento è legata alle interpretazioni, capito, esatto, che sono state date su Nietzsche. Ma esatto, la cultura, questo è, capito, sono favole su favole. Esatto. In questo senso qui, vedi, anche i critici hanno un'utilità, Francesco, quindi non ti denigrare. Ma io lo so, infatti è un gioco e partecipiamo al gioco e tutti giochiamo, non ci mancherebbe altro. E, ok, Laura, secondo te su cosa si basa la credibilità per chi valuta le sceneggiature? Bella domanda. In generale, cosa hai capito in questi anni sul modo in cui un contenuto, in questo caso una sceneggiatura, viene valutata? Il tema contenuto versus autore è molto interessante. Questo è interessante come domanda, perché è una domanda molto logica su una cosa poi illogica che ha detto Pietro invece prima, cioè che un suo ruolo molto forte all'interno di un film, La profezia dell'armadillo, da attore, lo aveva molto, molto aiutato a essere preso credibilmente come regista. Invece Laura la porta più su. Come rispondiamo a Laura, Pietro? Ma in parte gli ho risposto, cioè, sai come viene valutata? Bisognerebbe chiederglielo. Io, dall'idea che mi sono fatto, è che è un ambiente terribilmente legato alle mode. Nel senso che io parlavo con persone che mi dicevano, beh, in questo periodo molti me l'hanno detto, molti me l'hanno detto, ma se ti viene in mente qualcosa tipo Gigrobò, cioè Gigrobò, che per me è uno dei pochissimi film cult degli ultimi anni, ma la sappiamo tutti la storia di Gigrobò, cioè non è che dall'oggi al domani Gabriele è riuscito a farlo, quindi è un paradosso questo, no? Improvvisamente no, devi fare, ma scusa, ma io ti ho portato questo, ma che discorso è? Ma che stiamo a siamo, non, voglio dire, quello è il percorso suo, non è un film così personale, cioè non è ovvio che uno poi si sente, no, si sente anche senza speranze poi, perché, capito? Che sai i danni che fai così, capito? Mamma mia. Servono produttori, infatti stimoliamo molto le nuove generazioni, perché registi, sceneggiatori, no, attenzione, centro sperimentale, bisogna far uscire produttori che non vadano a dire, appunto, non è che se una cosa funziona 5-2, 11 David, 8 David, allora devi fare quello. E lo dico io che adoro il cinema commerciale e che penso che non aver fatto la saga di Gig sia stato un errore ideologico, culturale, artistico enorme a livello italiano proprio. Però il discorso è di avere un produttore che te lo sappia dire,
che te lo sappia raccontare. I produttori sono filmmaker. Un produttore va da Castellitto e dice: ce l'hai una cosa alla Jig? Perché ha letto il giornale, ha visto David. Lo so, lo sappiamo. È la superficialità con cui non si può lavorare. Pietro, ma le cose cambieranno. Le cose cambieranno. Sicuro. Giulio, eccola la generazione che le cambia. Sono riuscito a vedere un film due volte. Ecco, Gabriele è uno che se ci parli ti rendi conto che sarebbe anche un produttore della Madonna, proprio a livello di sensibilità. Cioè, per certi discorsi... infatti Jig 2 l'ha fatto subito, eh? Bravo, bravo. Allora, perché è anche un artista. Ecco, lì diciamo che purtroppo è andata dall'altra parte. Diciamo che nella bilancia, boom, sull'artista siamo è caduto tutto proprio. Che peccato, che peccato. Allora... Va bene, Giulio, ciao grandi, sono uscito a vedere il film due volte, ammazza Giulio. Abie, ringrazia Giulio, che due volte è andato a vederlo, grandissimo. Ho distratto, che dice che Giulio, sono uscito a vedere Giulio, due volte. Ammazza Giulio, volte. Grande. Oh. Times, due volte, manco io. Oh, Vinicio Marchioni, Giulio, 2-0. Ragazzi, cioè, è la prima cosa... Giulio, è la prima cosa che ho pensato uscendo dal cinema è stata quella di aver visto il primo vero film sulla mia generazione. Ammazza. Ecco, una generazione che ha molte sfide. Ti piace questa cosa? Come la senti sta roba? Ti piace? Mi piace, mi piace. A me piace molto. Io, sentivo l'altro giorno, non so, ci sono altri registi che invece... faticavano quando gli dicevano che i loro film erano generazionali, invece a me mi rende felice, anche perché questo è un film che non parla di pischelli, di droghe, però lo spirito e il punto di vista sono quelli che contano, quindi tu puoi fare pure un film che parla della tua generazione avendo come protagonisti due novantenni, certo. È un discorso, capito? Certo, è un discorso di la prospettiva intima del film che lo rende generazionale o meno. Certo, e guardate che prospettiva c'è, io gli ho rotto le scatole sui due compleanni, 90 anni, 30 anni, è la prospettiva di chi secondo me ha visto qualcosa nel suo paese, un artista, un italiano, che l'ha esattamente come Fabio e Damiano Innocenzo hanno percepito qualche cosa, e finalmente ce lo sta buttando, e ci sta dicendo quello che pensa, c'è una prospettiva, a voglia se c'è una prospettiva, c'è una prospettiva molto forte. Giorgio Montanini, meraviglioso. Madonna, quanto avete scritto. Devo fare sintesi. Pie, devi tornare. Senti, a dicembre devi venire a casa. Dobbiamo fare una cosa di 4 ore. Che questi. Assolutamente. Anzi, poi magari quando riesce il film, famo una cosa a ridosso. Sì, io glielo ricordavo. Certo, ma io, tesoro mio, io te avrei, io te adotterebbi, te vorrebbi a casa, puoi venire a vivere, io posso fare il cambio con mia moglie, cioè, capito, sei fidanzato te, sei fidanzato? No. Ma chi te se prende infatti Castellista? C'ho una serie di Gea, Chicco, c'ho la fila. Ma quale fila c'è? C'ho la fila. C'ho il Garione, aspetta, devo partire, c'ho il Garione, guarda come sto. Mi sono comprato, non so se l'hai vista, la Rinascente? Quella vede il tritone, se scendi, dei carioni mostruosi. Ti giuro, ma ogni volta che vado gli lascio un sacco di soldi, non riesco a rinunciare ai carion. O te li prendo se vuoi. Sì, ma che c'entra il carion con la vita sentimentale? Mica ho capito. No, però che appunto, perché parlavi di sei fidanzato, no. Sposato, cioè, ma di che sto con quei carion? Appunto, infatti, ma quale fila c'hai voi a Castellì? Ne parliamo dopo. No, bravo, mi piace il critico che provoca, è l'attore, regista, artista che lo mette a posto, giustamente. Emiliano Bruno, mamma mia. Che domande belle. Emiliano, te prego, fai lo spin-off, se no nonno so io. Ci rompe i coglioni per 5 anni come con Jig 2, è così appunto. Volevo fare i complimenti a Pietro, il videatore mi è piaciuto moltissimo. Ok, boomer, i boomer non stanno su Twitch e magari... No, fra poco i boomer se ne accorgono, vengono pure... Ma i boomer quanti anni hanno oggi?
i boomer sono nati, senti, a Ciccio, a Chicco, come dite voi, anzi. Tra il 70, tra gli mentre, 80. Mentre te manco parlavi, nonno stava a parlare, nonno stava in guerra contro i boomer, che li chiamava meglio gioventù prima che voi li chiamaste boomer, provinciali col nome inglese, invece io li chiamavo meglio gioventù, ok, meglio gioventù, che è il nome corretto, che prendeva spunto pure da un film, da una serie televisiva, poi film. E quindi a me fa anche specie che adesso tutti vi siete accorti dei boomer, nonno da solo, come un personaggio di un film di Pietro Castellitto, da solo contro i boomer, isolato da proprio all'inizio degli anni 2000, quando te c'avevi tipo 6 anni e manco i carionta andavi a comprare. Detto ciò, i boomer sono nati, perché il nonno è un boomerologo, sono i nati tra il 50 e il 55, ok? Io già li considero meno. Infatti Luchetti è venuto a casa mia, gli ho detto tu te salvi, che sei del 60, tu sei un po' il fratello minore, infatti insomma un po' lo è stato anche l'ottimo Daniele, però è più innocente, migliore di quell'orrida generazione che ha distrutto l'Italia e che stanno ancora qua, quindi boom, sono nati. E quindi quanti anni hanno? E fate il calcolo, insomma vanno per la settantina. Quelli vanno per la settantina, sì, però ancora rompono. Ma che scherzi, sono ancora... Quelli sono, appena scoprono Twitch... quelli arrivano subito. C'hanno il joystick del Boeing. Esatto, stanno nella stanza dei bottoni, ma hanno spinto tutti quelli sbagliati. Carini, boomer. La generazione peggiore del Novecento italiano. I primi giovani stronzi, come dice un bravo regista in film. Esatto. Ok, impaziente di vederti in Freaks Out. Pure io, ragazzi, non l'ho ancora visto. Non l'ho ancora visto io, Freaks Out. Ho visto dei pezzi al montaggio, però... Era l'inizio, insomma, era la prima versione, quindi il film era molto allungato, erano scene appoggiate quasi, però dalle poche cose che ho visto, insomma, sono troppo curioso. La sensazione che avevo era di fare qualcosa di incredibile, e penso che pure il film lo sia, guarda. Anzi, io ti dico che, guarda, che l'esperienza di Freaks Out come attore, quell'esperienza di set lì, mi ha permesso poi di fare i Predatori in questo modo, cioè senza Freaks Out l'avrei fatto peggio Predatori. Ma che bella cosa che dici, che bella cosa che dici, così abbracciamo Gabriele Mainetti e ricordiamo una cosa bellissima che mi ha detto Gabriele quest'estate, che il personaggio era molto più piccolo, arriva Pietro, lo fa e lui dice una cosa bellissima, riscrivo il personaggio per Pietro, cioè mi mette, io non lo volevo prendere, ma non perché mi stava sulle palle Castellitto, ma non pensavo che potesse farcela. Arriva, fa il provino e io dico, mi rivolgo a un mio amico assistente e dico, cazzo, devo riscrivere, usa proprio queste parole, devo riscrivere la sceneggiatura per colpa di sto maledetto. E questa sì, è... Perché aveva 12 anni, infatti. Aveva 12 anni. 12 anni. Che ci dobbiamo aspettare da questo personaggio? Dacci uno scoop. Ma... Uno scoop misterioso, dai, che poi lo capiremo dopo che l'avremo visto. Ma diciamo, come dire, è... Che dire? È una lucciola di giorno. Wow. Ammazza. Vedi, queste cose le devi dire alle ragazze, perché tu non c'hai una donna da 10 anni, vedi che c'è là del potenziale, vedi? Se tu gliela dici... Non lo so, vedi... Guarda come sto, questa barbetta da prete di medicine. Una lucciola di giorno. Una lucciola di giorno è stupendo. Questa me la gioco. Una lucciola di giorno. Castelletto dice che il suo personaggio in Freaks Out è una lucciola di giorno. Poi dopo ne parleremo. Ok, ragazzi, state scrivendo tantissimi. Si trovano analogie con Favolacci, una cosa molto bella è che questo italiano che è difficilmente decodificabile in un senso proprio di teatro posato, no? Di cinema teatrale, c'è là in comune con Favolacci. Tanto se che alcuni dicono, ma Favolacci mi mette in difficoltà perché non capisco che dicono, non devi capire, intanto sono delle bestie. Quando Germano... Poi... Esatto. Poi voglio dire, con Fabio Damiano siamo stati tanto tempo insieme a pranzare, venivano a casa mia e parlavamo, insomma noi avevamo sempre un atteggiamento lì, commentavamo i cliché, che sai, è incredibile perché il cinema ha dei difetti che vengono tramandati,
ma proprio difetti proprio evidenti, proprio bug, capito? Errori proprio di sistema. Vengono tramandati, no, perché non si capisce, non di qua, di là, non raccorda delle cose che soltanto da noi, veramente, cioè alcuni registi americani se ne sono fottuti da quando, da 50 anni. E quindi noi diciamo sempre, beh, ma che cazzo te ne frega, ma sti cazzi, guarda, ma che... E questo spirito qua, ma sti cazzi, è rimasto anche nei nostri film. Questo è molto sano. Non era facile, non era facile mantenerlo. No, assolutamente, richiede personalità. Richiede personalità. Ma, sai, il cinema spesso è più importante la personalità del talento. Cioè, perché la personalità ti permette di... Al talento ci può arrivare, insomma. La personalità invece ti permette di coltivarlo, il talento. Ma se non c'hai personalità, il talento nel mondo del cinema evapora, capito? Diventi un... tornando al discorso di prima, capito? Il produttore che ti dice, perché non scrivi quello? Senza, certo, personalità ti ritrovi che poi effettivamente scrivi quello, capito? E quindi, certo, ti perdi, evapori. Certo. Eh sì, ma no, ma poi il fatto che non si capisca l'italiano è veramente, cioè non è, tu devi capire, cioè è così bello capire una cosa un po' dopo, capito? Certo, certo. Cioè quando inizi, certo, non capisci bene una cosa, poi capisci il senso, ah sì, certo, ma non si è capito, ma te credo, sono arrabbiati, stanno urlando, sono arrabbiati, è ovvio che no. Però poi alla fine capisci tutto, capito? E capisci, certo, il senso della scena, cioè... A volte sono percorsi così belli, certo, da fare. A parte che si capisce tutto, esatto, si capisce tutto. Quando Claudio Vismara interpretò Giorgio Montanini, che forse è quello che a volte appunto ha questa... Si capisce anche il fatto che non si debba capire, cioè che lui esclama, bravo, esattamente come quella scena stupenda di Favolacce, di Elio Germano e l'amico suo che stanno facendo quei commenti terribili al buio, osservando dei giochi, e fanno... Hai visto quella... Ma devi capire che dicono, sono due non devi capire, sono due bravissimi registi che dicono, quelli sono degli animali, a parte che Fabio e Damiano sono quasi didascalici poi nel renderli bestie, ovviamente, per farli essere ferini anche nelle, no, cioè Malatesta, no? Che sta con Germano in quella scena, mi pare, e hanno tutti questi tagli bellissimi, un po' futuristi anche. Anche lì, che bello il lavoro al limite, come fa Pietro in quella scena della pistola, no? È difficile rischiare. Pietro rischia tantissimo nella scena della pistola. La scena della pistola, su 200 le scene con la pistola. La scena in cui Giorgio Montanini punta la pistola a Pietro Castellitto al bar. Pietro lì ci porta quasi, rischia, lo streccia, prende il materiale e lo streccia e dice, e guardate che se può rompere lì. E mamma Margaret ride come una matta, perché lui proprio lì esagera. Anche mio marito, che è una donna, ci ha avuto una crisi isterica. Mio marito è una donna. Sì, mio marito, io sono io la donna della coppia, almeno mi fa piacere dirlo, perché sono un ipocrita di sinistra, come sai. Allora, ok, ragazzi, è troppo bello, stacco Castellitto e stacco voi, state a scrivere delle cose fighissime, tre ravioli. La scena al ristorante incredibile, racchiude tutto il senso del disinteresse assoluto per la vita di Federico. Ripeto, per me è giusto, perché lui gli vuole bene, voi gli volete bene, io lo odio Federico, va bene? Io lo voglio ammazzare a mani nude, io amo Vinicio Marchioni. Guardate che Vinicio Marchioni e Federico sono due persone diverse. Vinicio Marchioni è uno che piace a me perché è un lavoratore della truffa. Vinicio Marchioni fa le cose serie, mentre Federico è un figlio di papà, io lo odio, va bene? È un pasciuto, è un difeso. Vicio Marchioni invece è in lotta, è un anarchico, quello sta in società da solo, quello, il fumo te lo sbuffa a te, se te te giri e lo corchi de botte, lui se le prende, è lui che entra da solo, almeno per come lo filma Castellitto, io mi sono creato la letteratura, cioè, ok, il suo universo meraviglioso, infatti voglio lo spin-off. Cioè, adesso va a prendere i soldi Anita Caprioli, lui è Frank Caltagirone, capito? Con Pamela Prati, cioè lui è l'uomo che ti fotte, come siamo stati fottuti noi in Italia da tutti, dalla meglio gioventù, che voi chiamate boomer in primis, che ci fottono tuttora, e da tutti quelli che sono arrivati. È finalmente arrivato un giovane, un vero giovane, che ce lo dice. E vabbè, e comunque io odio Federico. E invece Federico, Pietro con i baffi e occhiali, alla fine ricorda molto Groucho Marx, in effetti è vero, te le spallacchia. Pietro... Ma quelli ragazzi, sono quelli se baffi di Nietzsche, eh? Ho capito, Pierre, però alla fine poi vedi, a livello iconografico, no, che fai? No, voglio dire, se trovo delle foto, non trovo un cazzo oggi, niente. Ci avevo delle foto
c'è niente. Ah, ma non c'è niente in questa stanza, ma manco è la tua stanza, secondo me. Ma guarda, è incartonato. Dietro c'è sta... Vabbè, non le trovo, ma comunque sia, quella è la... Esatto, Luigi è d'accordo con me, Federico vincerà sempre, Vinicio Marchioni deve combattere ogni giorno, lo vedi che si sta già creando il dibattito, Federico, a parte che poi... Ma, Vinicio ma Marchioni... voi immaginate la difficoltà di un ragazzo che cresce no, in un ambiente ancora, così... Ancora. Perché paradossalmente, lo sai una cosa, Fra? No, senti. E se te cresci in un ambiente così strutturato, è difficilissimo uscire da quei confini e mettere una bomba, eh? Cioè... Sai cosa vuol dire crescere un ambiente protetto che ti tarpa le... Cioè, e Federico invece c'ha un percorso... guarda, sono uniti nell'anarchia. No, cioè, non, dico, anche no, Federico no, è anarchico. Adesso te meno. Adesso vengo dove te trovi, che poi alla fine sta a casa mia, ovviamente. Sta della Enset. Adesso vengo là e te meno. No, perché tu, secondo me, ti fotti su questo... Vedete quanto è bello litigare sul cinema? Addirittura con chi fa il film? Secondo me... Cioè. No, tu, questo tuo ragionamento non lo condivido, sai perché? Perché metti il collare, perché fai quella scena al bar e Federico lì ha ottenuto l'obiettivo a Pietri, mi dispiace, sì, non mi convinci. Se tu l'avessi fatto dopo che era andato in Germania, dopo l'esplosione della bomba, se tu mi fai vedere che non torna a casa, io sto con te adesso, sono d'accordo. E dico, ok, speriamo che si incontri con Marchioni e là facciamo lo spin-off sugli Avengers diversi. No, ma, cioè... ma Federico, quella scena là serve perché Federico, sono prima a dire, Federico è terribile. È proprio terribile. Cioè, in quella scena dici, che figlio di puttana. Cioè, per questo ti dico, è uno che... c'ha una serie di risorse che fanno paura da quel punto di vista, capito? Cioè, uno capito che mette la bomba, crea quel casino e poi sta lì col bicchiere in mano. Cioè, come quando, cioè, quando odi tanto una persona, come fa a non volergli bene? Sì, ma Vinicio Marchioni, allora sarà che io sono più di destra di te, ovviamente. Vinicio Marchioni rappresenta per Dubito, noi. Fra. No. Vinicio Marchioni. Vinicio Marchioni è per noi schraderiani, è anche il superuomo nicciano. Cioè, Vinicio Marchioni è irreale. È il reale uomo che sta da solo nella stanza, tu c'hai mille donne, è lui che probabilmente non fa nemmeno manco l'amore perché è un monaco, perché è in trascendenza totale, perché ha una vera ideologia, è il vero nichilista numero uno, number one, e io sono un suo fan, infatti, io lo adoro, a lui lo rispetto, perché è lui che è efficace, lui è efficace a livello sociale. Federico è un figlio di papà, sta al bar con loro, non è che se ne va via. È lei che mostra, e infatti è più forte la reparola che mostra il dito medio e canta in francese. Alla fine, Federico, io vorrei, per stimarlo come lo stimi te, Pietro, che lui strappasse realmente. E invece no, anche alla Casa del Cinema, alla fine, lo vediamo che lì, sta con lui. Ma lì l'idea era che lì, cioè, il Vinicio Marchioni è, come dire, è Nietzsche diceva, io sono il primo nichilista, ma sono il primo che cerca di trovare il buco che dal nulla porti al qualcosa. Che il dal nulla il porti vero al nichilista qualcosa. Odia il nichilismo, infatti, ovviamente. Però spesso per cercare quel buco diventi pazzo. Cioè, in quell'ultima scena Federico è diventato pazzo. Aridanghete, ma è un pazzo assistito. Mentre il pazzo è perché tu pensi che non è matto, ma perché è un pazzo che ha perso capito? Con 3.000 euro di paghetta al mese, però Castellini, ma sai che gliene frega Federico, capito? Cioè, avrebbe no, preferito e no, il raviolo gli piace, hai sbagliato a mettere la cosa del raviolo, e no, perché no, quello gli dà tridimensionale, quello gli dà contraddizione, capito? È un acervo di contraddizioni, Federico. Comunque si sono già divisi, c'è gente in questo litigio su Federico, appunto, mi ricordi anche Barton Fink, bellissimo questo parallelismo, io sto con Federico, vi piace Federico, e invece io sto con Vicio Marchioni, perché Vicio Marchioni si guadagna il pane quotidiano ogni cazzo di giorno rischiando... No, questo è vero. Il fatto che il... Cosa farà Danita Caprioli? Cosa farà? Io lo so già che gli fa. Gli sta lì una settimana, gli prende tutti i soldi e poi come caltagirone, fum! Sì, no, la massacra. La paresi facciale. A parte che non... No, sai come finisce là? Sai come finisce? Con Danita Caprioli che tipo, mentre... Che, non lo so, tipo, me la immagino che può cascare dalle scale e rimane in sedia a carrozzelle con l'ictus, no? Vinicio Marchioni la porta così tutta elegante con l'eredità...
Cioè la... ma lui è veloce però, eh. Lui è un lampo, lui è un vero futurista, lui è un lampo, lui è d'Annunziano, è veloce, è rapido, lui non starà lì con lei, con la carrozzina. Quella è una cosa da meglio gioventù, lui non è un parassita come la meglio gioventù. Lui no, è... io me lo immaginavo che mentre lo andava a denunciare che aveva sgamato tutto, okay, lei casca per cazzi suoi, capito? Sì, però poi... Cioè, ma lui non rimane anche tanto. Fortunato. Ma lui non rimane tanto lì. Lui... No, non rimane. Si fa la passeggiata. Fantastico, è geniale. Io lo adoro quel personaggio. A parte che voi parlate di sorriso, adesso lo lasciamo Pietro perché c'ha da fare. Comunque posso dire una cosa, allora abbiamo parlato tanto di Vinicio e di Federico, però cazzo pure Giorgio Montanini merita, eh. No, dobbiamo fare un altro Twitch su Giorgio Montanini. È lì un'altra... Beh, ma su qua stiamo parlando delle sfumature. Sì, perché Giorgio Montanini lì andiamo proprio là mi commuovo perché appunto là quanto ho amato il personaggio di Claudio Vismara. Ok, le richieste di mercato, l'identità personale, quanto è costato il film, mi mancava di vedere un dibattito su un film, è bello fare i dibattiti sui film, è bello litigare mantenendo ovviamente la stima reciproca, anzi è dalla stima reciproca che si litiga, ma il divertimento è questo. Il divertimento è questo, se no che cazzo stiamo a vivere a fare? È per questo che lui fa i film ed è per questo che io li vedo. Anzi, la cosa più bella, pensa, quando scrivi una cosa, quando fai una cosa che poi prende una tangente e nel confronto con gli altri cresce in maniera incredibile, no? E acquista sfumature e strade diverse che mai credevi potesse avere. Sì, a noi ci piace il dibattito sul film. Oggi devono tornare i dibattiti sui film. Lui faceva ironia geniale negli anni 70, no il dibattito no perché c'erano troppi dibattiti su qualsiasi cosa e quindi un genio della satira, un grande comico, perché all'epoca era comico, fa no il dibattito no perché capisce quella cosa, la sente e va. Oggi invece oggi c'è molto bisogno, soprattutto tra i veri giovani che stanno al digitale, no? Io quando vado al Mamiani col mio corpo, capito? Con la scella pezzata, io lo vedo che loro non mi fanno più andare via perché ci mettiamo a parlare dei film e vogliono stare in una stessa stanza. E io penso all'ironia, come sempre, perché noi siamo ironici, e penso, vedi, quel genio nel 75 faceva no il dibattito no, perché c'era troppo dibattito lì e lui aveva intercettato questo. Oggi sì, il dibattito sì, cioè... Sono d'accordissimo. È proprio, manca proprio, cioè il... manca totalmente perché manca uno scontro fondamentalmente, capito? Cioè l'assenza di un dibattito presuppone il fatto che tu non creda nel futuro, non, perlomeno non voglia ascoltare nessuno, insomma, cioè non, quindi il fatto che ci siano pochi dibattiti da una parte è un dato di fatto, dall'altra mostra il persistere di un potere, insomma. Sono d'accordo. Ma noi il persistere da Castellitto fra poco lo dobbiamo liberare perché già è prigioniero e c'ha delle cose da fare e noi gli vogliamo bene, è stato fin troppo generoso, ma torneremo e parliamo addirittura parlate di Nutella. Ma no, quanto scrivete? E Giulio, il movimento di camera... Vogliono sapere quanto è costato il film? Sì, lo vogliamo dire? Dillo. 1.800.000. 1.800.000? Sì. Ammazza. Vabbè, cioè, faccio così perché è poco per quello che c'è. Questo discorso sulla pazzia. Sai quanto l'ho girato? 31 Vai. Giorni. Madonna, quanto ti piace fare il figo? 31 giorni è pochissimo. Nonno traduce 31 giorni è un cazzo di niente. Ammazza. Lavori con gli storyboard, Pietro, o no? No. Cioè, me li faccio per cazzi miei in testa, ho lavorato con gli storyboard soltanto nella scena della sparatoria al faro. Ho fatto disegnare le cose che avevo in testa. Che bella. L'abbiamo girato in un giorno e qualcosa mancava, però probabilmente... Poi alla fine il cinema, pure se c'è qualche limite, viene spesso sei costretto alla sintesi che altrimenti non avresti, non lo so. C'ha un fascino misterioso quel film, quella scena che magari, onestamente, se ci avessi avuto più tempo io avrei girato anche altre cose là, perché là qualcosa proprio mancava. Circonda la scena... No, dimmi.
Beh, ci sono un sacco di piselli. Ci sono un sacco di piselli in cemento armato, che è una cosa meravigliosa. E Pietro, adesso quelli li abbiamo visti, ma a parte che non potremmo, anche lì mi sono fatto delle seghe semiologiche meravigliose, la bellezza di quella scena, noi non potremmo amare quella scena come la amiamo, mi arrogo il diritto di coinvolgere il popolo, oltre che le personalità, se non avessimo visto Suburra. Non so se sei d'accordo, cioè noi abbiamo visto Suburra e quindi possiamo accettare quella scena, per il totale che fai, per l'idea di mare che c'è, per l'idea di Ostia che c'è, e quindi dopo Suburra quella cosa, ok. E perché? Perché Ostia è Far West, prima nella cronaca, poi nel libro di Bonini e De Cataldo, poi nella serie, poi nel film, poi nella serie. È così che si costruisce l'immaginario collettivo, ecco perché alcuni critici maledetti rosicano che non c'è Jig 2, capisci? Perché se tu non costruisci, non permetti nemmeno allo spettatore di avere una casa per l'immaginario collettivo. Però devo dire che Jig Robot era stato talmente un cult che poi devi avere un prodotto per fare il 2. Che non solo sia all'altezza, ma che lo superi, cioè non so cosa proprio artisticamente parlando. Ma perché io ho stima, ma è lì che ci dividiamo. Io ho fiducia, avendo una grande stima nei confronti di quelle persone, ok? Avendo una grande stima, io sono convinto che i bidoni gialli possiamo partire da lì, no? Chi cazzo l'ha messi quei bidoni gialli lì nel Tevere? Sono i bidoni gialli o sono i bidoni gialli con l'acqua del Tevere? Io sono un critico di merda, voi siete degli artisti. Io un drammaturgo di quella bravura, in una stanza, quei tre in una stanza in una settimana, ma che cosa può venire fuori? Tutto, un universo, un mondo. Quei bidoni gialli nel Tevere, chi cazzo l'ha messi? E allora possiamo andare in mille direzioni diverse, e possiamo andare anche in Russia, in Francia, e chiamiamo Vincent Cassel, e possiamo andare pure negli Stati Uniti d'America, se creiamo un universo. E quindi Pietro, è una questione di fiducia, di amore. Io ho amore, li odio perché ho amore, cioè amandoli alla follia e sapendo quello che possono fare. E si può fare lo spin-off di allora, aspetta Freaks Out. Questo me lo dice Guaglianone dalla vita. Ah, vorrei il sequel pure di Freaks Out. E io, vorrei il sequel pure di Freaks Out. Dobbiamo lasciare questo uomo meraviglioso. Tu lo fai. Freaks Out, vorrei la serie, vorrei. Vorrò la serie. E facciamo la serie di Freaks Out. Una cosa non esclude l'altra. Tu lo faresti lo spin-off sullo Zingaro, Pietro? Lo interpreteresti? Sullo Zingaro di Jig Robot? Sì. Pensavo chiamassi Vinicio Marchioni lo Zingaro. Ah no, sullo spin-off, io no, ma è un suicidio. Sarebbe un suicidio, te lo dico proprio onestamente. Quello deve farlo Marinelli. So. Lo Zingaro giovane? A buona domenica. No. Okay. Madonna, basta. Allora, ha ragione, ci sono mille spunti, la fiducia è tutto, l'amore è tutto per questi artisti meravigliosi, perché io li amo, li odio perché li amo, li pungolo perché li amo e poi perché sono un coglione. Pietro, grazie, ti dobbiamo lasciare perché c'hai da fa, sei stato fin troppo... Totti, basta, ok, devi fare il finale su Totti, c'ha ragione, okay. Alessio, Pietro, mi speravo di morire prima, il punto di vista sarà solo quello di Totti o verrà offerto anche quello di personaggi ormai totalmente ostracizzati tipo Spalletti? Da romanista mi interessa molto. Adesso devi rispondere a questa domanda parlando come Totti. Well, tu sai che mi scrivono 3 volte al giorno per dirmi che non devo dire neanche mezza cosa su Totti, perché non so, ci stanno, ho firmato lettere di segretezza assolute. Comunque sia, diciamo, speravo di morire prima. Totti, insomma, il punto di vista tendenzialmente sarà quello di o no, basta. L'hai registrata, Mirko? Questa la dobbiamo mettere a loop, eh? Questa la dobbiamo... Ha risposto con la voce di Totti, uno scoop incredibile. Ma chi lo poteva fare sto scoop? Chi lo poteva fare? Lo potevano fare i critici della Meglio Gioventù? Sì. Capito? Quelle cose orribili. Ma che sta a scherzare? Lo fa nonno. Quelli. Un outsider totale, dentro Bad Taste, dentro un gruppo di disadattati, di inadatti, perché stiamo con un disadattato come noi, ed è per questo anche che ci vogliamo. Col principe dei disadattati, qua dietro. Mirko, questa cosa la devi registrare, questa cosa la devi estrapolare, come sai solo fare te, Pietro, che fa Francesco, ok? E questa la mandiamo al loop, eh?
questo abbiamo fatto lo scoop, eh? Solo Bethesda pagare delle penali. Teniamo in pugno Castellitto, teniamo in... è il massimo per un critico di merda frustrato, schifoso, poter tenere in pugno un artista, capito, sulla cresta dell'onda, 20 anni più giovane di lui, vincente, ma quanto mai risolto la giornata, mai risolto... mo torno a fare l'amore con mia moglie, capito, veramente, mi torna all'erezione. Un'altra cosa, così per concluderla in bellezza, il discorso della vittoria e della sconfitta. Io in questi giorni ho capito una cosa molto difficile, cioè un po' la sapevo già, però ho avuto una conferma. È come se da qualche parte in questi anni scappassi da sta risposta, che fondamentalmente da qualche parte, per esprimere la verità intima delle cose, devi sacrificare un po' il successo. E non c'è un cazzo da fare, cioè non perché avere successo significa inevitabilmente assecondare anche lo star system, e mi sono reso conto che poi alla fine imporre una prospettiva nuova significa per forza di cose smascherarlo quello star system, mettere in crisi le fondamenta su quale si regge. E quindi purtroppo alla fine uno sta sempre sul bivio, un artista, capito? Cioè, che scelta fai? Capito? Io che cosa fai ora? Dipende, capito? Dipende fin dove sei disposto a vivere o a morire. Bella domanda. Io intanto ti faccio vedere una cosa. Secondo me tu dovresti esplorare anche questo mondo qua. Ah, bella, sì. Parliamone. Ma ne parleremo in futuro, parliamone. Perché è una grande maschera. È una grande maschera, è un grande personaggio che potrebbe tornare. Chissà se tornasse nell'Italia di cosa oggi. Cosa direbbe? Chissà che farebbe. Chissà che cosa farebbe. Chissà chi lo potrebbe interpretare. Chissà chi potrebbe dirigere un film su di lui. Ma chissà. Chissà. Mai avuto Andrea Pazienza al cinema? Live su Paz? Oh, Castellitto sarà il nostro Scorsese. Castellitto, ma è vero che fai un film in un cinecomic americano? Ma davvero? Veramente? Bello, grande, bravo Pietro. Sei il prossimo Spider-Man. Il film lo adorai? No, te lo giuro proprio. Cinecomic. Mi piacerebbe dire di sì, ma... Senti Pietro, dai, ti lasciamo andare, torniamo, sicuramente vogliamo ricordare che I Predatori è stato in sala, ha fatto più di 100.000 euro in 3 giorni di programmazione. 159.000 euro, 160.000 euro, ok? E quindi tornerà al cinema, e quando tornerà al cinema, Pietro, speriamo di poter essere usciti da questo semi-lockdown, sarà dicembre, e speriamo di poter avere Pietro a casa per farci 4 ore di video intervista in cui affrontare insieme a voi tante altre cose. Live Twitch, siete tantissimi, 340 a guardarci, che bello. Vi ringraziamo per le domande molto belle che avete fatto, baciate Pietro. Grazie a tutti di averci seguito. Vabbè, grazie, okay, a te, non le dici queste cose, grazie al cazzo. Bravo, esatto. Era solo per dire grazie al cazzo. Vabbè, ho capito. Pietro migliorerà anche i discorsi di ringraziamento, sicuramente quando vince il David gli infami lo dedico a te. Magari sarebbe il massimo per me, sarebbe il top della mia carriera di merda, cioè mia madre mi chiamerebbe e mi direbbe: ce l'hai fatta, testa di cazzo, finalmente lo devi fare, Castellì, se vinci lo devi fare. Pietro, ti amo, vorrei far l'amore, scusate, cose oscene, ragazzi, peraltro Pietro non fa l'amore, non sa far l'amore, Pietro, me lo diceva a me ieri. No, non l'ha mai fatto, non lo sa far bene. No, sono vergine, ragazzi. Un uomo ti dice che vorrebbe far l'amore con te in amicizia. Un abbraccio a Pietro e a nonno. Dai, ragazzi,
Grazie mille per tutte queste domande bellissime, grazie mille per essere stati con noi, grazie Pietro, forza Pietro, ci ribecchiamo. I Predatori è stato al cinema, ha vinto miglior sceneggiatura a Orizzonti. Guardate che a Orizzonti c'erano un sacco dei filmoni, dei registi che fra qualche anno saranno famosissimi, come questo signore qui. Toccante il discorso di Pietro sul successo, ha avuto successo, come reagirà di fronte al successo, ma noi staremo con te. Ho l'impressione che noi staremo con te, Pietro, ok? Quindi conta su de noi. Adesso Pietro va a giocare a FIFA, sicuro, va a giocare a FIFA sicuro, e perde. Sicuro. E per perde. Forza, almeno là, per compensare. Oh, ma vedi come fa il figo, madonna, noi romani. No, ma... io ti dirò che io te lo dissi, mi sembra già. Io sono figlio di un fallimento. Cioè, io sono figlio di un fallimento. Io ho iniziato a fare regista perché ho fallito come attore. Io ho toccato veramente. L'unico vantaggio che ho sugli altri miei coetanei è che io ho toccato veramente il fallimento. Ho fatto i conti con i pregiudizi, con la retorica e col fallimento più estremo. E questo mi ha dato lo scarto. Anche io nel mio piccolo. Per questo forse che ci vogliamo bene. Anche io come critico ho toccato il fallimento, pure nella vita ho toccato il fallimento, anzi proprio, cioè, non ne sono uscito dal fallimento, è un fallimento. Ma guarda, da qualche parte manco io. È questo quello che ci rende liberi e ci rende vitali. Bene, no, e vabbè, it's come goal. Ti sei collegato adesso, famo altri 10 minuti. Vabbè, non si può. Viva il fallimento, viva la sconfitta. No, questo lo dico perché appunto molto spesso da paternalista dico che la tua generazione, da nonno paternalista dico che a volte io vi amo molto perché dovete rimettere in piedi sto paese, perché dobbiamo cancellare certe cose, cioè dobbiamo correre, regà, dobbiamo un attimo rimetterci in vita, e a volte ho la sensazione che ci sia una grande paura della sconfitta nella tua generazione, e allora io da nonno dico ma io perdo sempre, ma viva la sconfitta, ma non aver paura. Non aver paura, perdi, io perdo sempre, perdiamo sempre. Ok, va benissimo. Allora, Pietro sarà il nostro Woody Allen. È l'unico modo per non vendersi, essere disposti alla sconfitta. E allora brindiamo con questo signore alle nostre 1000 prossime sconfitte, in allegria. Grazie Bad Taste, grazie Mirko, grazie Berni, grazie a tutti voi che siete stati qua. E buona giornata, caro Pietro. Posso chiudere io, Mirko? Chiuderò io? Pietro, io alzo le mani, No, di una cosa buffa e io devo fare, guarda, uno e adesso devo fare, vai, di una cosa buffa e chiudiamo dopo sta cosa buffa tua. Una cosa buffa, dai, una cosa buffa detta.